Accendiamo, se parte, se no dovete spingere. Cosa diciamo? A chi ci guarda? Io in questi giorni qua torno bambino. Sì? Sì. Una rievocazione storica del Trebbiatura in Abruzzo. Ecco così. A Palmerini, ma guarda che spighe ho. Ti piacciono? Mamma mia, è meraviglioso. Sono più uniche che rare queste. Sono enormi. Adesso questa me la porto via. Questa è la Saragolla, una Saragolla molto antica. Bellissima. Sì. Guarda che baffo, altro che gatto.
questo è un grano duro quasi assente di glutine, i celiaci, quello e quell'altro ne possono mangiare che gli fa niente. Questi li rimette come a posto. Si chiama? Saragolla. Saragolla. Adesso te lo, me lo spieghi, eh? Da lì, lo vedi la telecamera? Sì. Da lui, sì. Allora, intanto io comincerei, che dici? Niente. Sì, io dritto, io su un... qua. Così. Ci vuole un microfono. Proprio qua. No, perché il mio microfono è quello... Ma ti devo fare da un mazzo di queste spighe? Se ce l'ha un mazzo... Dobbiamo legare? Ti sfuggono? Se le leghi un elastico? Se le leghiamo è meglio.
Sta lo spade? Perché non si caccia un laccio allo scarpo? Allora, il senatore Cappelli ne abbiamo trebbiato già un po' stamattina. Ma questo è ancora superiore al senatore Cappelli tradizionale. Questo è quasi assente di glutine, i celiaci, quelli che sono diventati intolleranti o celiaci a lungo andare a mangiare le farine. Se mangiano questo, si fanno un po' di mesi a mangiare questo, ritornano a posto. Ma il sistema non vuole questo, perché se semini questo non ti danno né contributi, non ti danno niente. Che strano, Palmerino. E invece tu lo hai piantato. Sì. È meraviglioso. C'ha delle, guarda che belle spighe, delle spighe gigantesche. E quindi dicevi che non ha glutine quasi per niente. Sì. E quindi per tutti quelli che oggi, e sono in tantissimi, che hanno problemi di celiachia, ma anche di intolleranza, perché non c'è soltanto la celiachia, c'è una marea di intolleranze. Con questo potrebbero risolvere. Ma allora non è grano. Quale questo? Ma allora non è grano il problema, magari è tutte le schifezze che gli danno al grano ma il problema. Ma sia le schifezze che gli danno e sia le modifiche genetiche che fanno sui grani. Esatto. Perché questo è un grano che fa più alto di me. Wow. E beh, ma con queste spighe, scusate, Il grano che c'è, che compri, che semini normalmente per di uso normale, di uso industriale, che si semina in agricoltura, quella con i contributi CE, sono grani OGM così alti, che producono tanti quintali in un ettaro. La spiga è piccolissima rispetto a questa, sì. Quei grani di cui parli, la spiga è piccolissima. Sì. E tu però hai piantato non solo questa qualità, mi sembra di aver capito che hai più di una qualità. Sì, quest'anno ho piantato tre varietà. Il senatore Cappelli, il Casorella, spiga col baffo e senza baffo, però Casorella antico, sempre un grano antico. E questa qui. Eccolo, vieni, vieni qua, siediti, siediti. Di canapa. Siediti con noi. Vai. Allora intanto Palmerino e Adriano, che è il fratello di Palmerino, maggiore. E ne manca maggiore, ne manca un altro che è scappato. Quello di mezzo. Romano è scappato. Grazie, vuoi una mano? Facciamo un altro giro. Ah, se lo tieni allora, oppure fai il tocco. C'è il fiocchetto, dai. No, prima il nodo. Eh sì. È come se uno insegnasse a uno che non sa fare. Perché? È come lavarci le mani? Eh sì, è imparato. Abbiamo imparato negli ultimi 3 anni a lavarci le mani, no? Prima non ce l'aveva imparato nessuno a lavarci le mani. No, quelli ci siamo impastorchiati le mani perché non te le lavavi. Ti mettevi sto gel e assorbivi. È bellissimo. E poi, una volta mietuto il grano, ci va la trebbiatura, che è quella che abbiamo festeggiato oggi. Sì. Allora, è il secondo anno che io partecipo a questa festa meravigliosa e devo dire che il sapore che si respira è quello delle vecchie, della vecchia maniera, dove la gente si incontra per festeggiare che cosa? E l'opera. Quello che, cioè, nella mia terra questo avveniva, almeno nella mia terra, non tanto nella mia terra, anche nella mia famiglia. Sì, prima si andava a vendemmiare la vigna dello zio, tutti, poi il giorno dopo si andava a vendemmiare tutta la vigna dello zio, quell'altro, e poi tutti quelli della mia mamma. Quella che era arrivata, quella che era matura, si faceva prima. E si faceva prima, e non si guardava se c'era prima io, prima te, no, perché tanto si faceva sempre tutto insieme. Questo si è un po' perso, invece in realtà adesso, oggi, eccolo, salve Romano. Ciao, buongiorno, il mezzano dei tre. Oggi noi festeggiamo proprio questo, il ritorno a quella tradizione
siamo tantissimi, abbiamo pranzato tutti insieme, abbiamo fatto colazione da stamattina che si mangia, si beve, si aiuta, siete andati a raccogliere i covoni, così si chiamano dalle mie parti, qui come si chiamano? Si chiama le manuppiare. Le manuppiare. E siete andati a raccogliere con i ragazzi, i tuoi ragazzi, sì. I tuoi fratelli. Stefano portava il trattore. Senza patente. Senza patente porta Lucami, mi ha detto un poliziotto a me. Senza patente porta... Ma perché? Perché in realtà è la competenza, no? Non è tanto il foglio di carta che dice che so guidare, è la competenza che io ho, l'abilità alla guida, e quella si acquista facendo, no? Sì. Guidando lo sto trattore. Quindi dopo la trebbiatura, che abbiamo anche un po' ripreso, che succede a questo grano? Dovremmo fare la molitura. Oh, e c'hai anche la macchina per la molitura, vedo che l'hai già sistemata. Sì, abbiamo un vecchio mulino a pietra recuperato. E quindi adesso... Questo mulino a pietra me l'ha venduto un amico che si è trovato per caso, ma non è un caso che si è trovato. Era il compleanno di Romano di 2 anni fa, del 2021, è venuto st'amico. La sera stavo mangiando gli arrosticini, io gli dissi che cercavo un mulino a pietra, lui mi disse che aveva sto mulino a pietra e una trebbiatrice. Era la sera tardi, siamo andati a letto, io la mattina alle 7 già stavo al paese suo in provincia di Chieti per vedere sta trebbiatrice e sto mulino. Il prezzo che mi ha detto non gli ho detto nemmeno mi togli 50 euro 10 euro, gli ho detto va bene me lo prendo. Grande, te sei così però, da quello che ti conosco. Stava qua fino a poco mo. È venuto anche oggi lui che mi ha dato la trebbiatrice e il mulino a pietra. E c'è anche chi ha avuto questa trebbiatrice prima di lui, che faceva il macchinista, trebbiava, che ha seguito questa trebbiatrice, ha venduto prima a lui questa trebbiatrice a questo amico che si chiama Pasquale, è andato 10 anni a trebbiare da lui, sempre con la trebbiatrice che era la sua, che era la sua, che l'ha venduta a Pasquale. E adesso viene da noi a, cioè è bellissimo, vedi, questo voglio dire. Lui segue questa macchina da forse da 50 anni. C'è un filo sottile che ci da quando era giovane, adesso ci avrà, si avvicina ai 70 anni. E lui eccolo, segue sta eccolo. Umberto, lo vogliamo Umberto. Qua, Umberto. Che c'è? Vieni Umberto, vieni a sederti un attimo con noi. Lo vogliamo qua, io invece voglio la trebbia. Ma lo abbiamo capito che vuoi la trebbia. Stavamo parlando ma no, vieni qua. Fagli il spezzetto. Vieni qua. No, mettetevi qua. Mettiti qua, mettiti seduto qua. Troppo onore. Mettiti seduto. Troppo onore così. Ci stava raccontando. Quanti anni sono che segui questa macchina? Tanti. Saranno 40-50 anni? Più o meno, sì. Ha cominciato mio padre, da mio padre, sono passato a me e quindi insomma, sì, abbondante, sì. Cos'è che ti lega a questa macchina? Sono cresciuto lì sopra, quindi dopo l'infortunio che ho avuto con, per fare una festa tipo come quella di oggi, ma non privata, stavo a Montesilvano, un paese, e quindi siccome diciamo purtroppo mi sono trovato a competere con due persone che non erano esperte, la mano mia stava dove non doveva stare in quel momento e quindi... Purtroppo le persone non competenti, insomma, è successo. Comunque, siccome non è stato un errore mio, me lo hanno causato, anche perché dopo c'è stata l'inchiesta, eccetera, eccetera, quindi ho avuto la forza, il coraggio di ricominciare da capo, proprio perché non è stata una negligenza da parte mia, è una storia che mi hanno causato, purtroppo io ci sono nato lì sopra e quindi... Non riesci a starne lontano? No. Beh, ma questo è, lo posso dire, come un legame naturale che tu hai, non tanto alla macchina, guarda, ma al lavoro, no? All'opera. Mio nonno, classe 1897, cominciato col 18 cavalli a petrolio, avviamento a manovella, non esistevano batterie, non esistevano motori di avviamento, quindi
è una tradizione di famiglia, voglio dire, che si tramanda da tanto tempo. E dopo me finisce perché due figli maschi. Non ci pensano neanche. Parliamo di tutti, ma noi parliamo di trebbie, di trattori, di terre, perché non ne vogliono sentire. È un po' quello di cui stiamo parlando, un po' si sta perdendo il senso della terra. No, l'abbiamo già perso, è finita. Ecco, finita la rigenerazione nostra, le campagne rimangono tutte a bosco, finisce. Almeno l'Abruzzo, perché abbiamo dei terreni collinari, quindi non sono terreni comodi, scoscesi, eccetera, eccetera. Quindi l'Abruzzo rimarrà un bosco, rimarrà. Ne sono convinto, guarda. Cioè, guardiamo queste persone che stiamo qua, no? Anziani, meno anziani, finita la generazione nostra, i figli nostri, i miei per esempio, io ho due figli maschi, parli di tutto, ma ne parlano di trattori, di terre, perché non sanno neanche i confini della terra di proprietà e di quello che è il lavoro, ok? Non le sanno i confini. Io non è che ce li ho forzati, perché dalla campagna purtroppo non è che ci esce chissà che, insomma. Mio padre, mio nonno ci ha fatto crescere, ma stiamo dal 1800, 1900, ma forse perché al terzo millennio. Quest'anno, l'anno scorso, l'ugrano, giusto per stare nel contesto, ce l'hanno pagato 48-50 euro il grano duro, quello buono, quello buono. Quest'anno abbiamo trebbiato poco e di cattiva qualità, parlano di 22-25 euro, cioè da 50 a 25, ma noi l'anno scorso abbiamo comprato il congimo a 100 euro al quintale, l'useme 98 euro più IVA al quintale, ok? Lo diserbe. Abbiamo fatto il trattamento, ieri per esempio ho fatto il trattamento a Pasquale, l'amico nostro, una bottiglia di prodotto per la mosca, ci sta già l'infestazione della mosca. Allora, l'anno scorso abbiamo pagato 32-33 euro, qualcuno 35, quest'anno 45 euro. Tutto aumentato. Allora, semina 2021, il gasolio agricolo l'abbiamo pagato 61 centesimi il litro, come ditta agricola 61 centesimi. Semina 2022 è arrivata a 90 centesimi, 91-92, poi è arrivata a 1,40, ma è ricominciato a riscendere. E mo sta risalendo un'altra volta perché sta 1,23, 1,20. Ah, sappiate che a livello globale questa roba non esiste, succede solo qui, perché da tutte le parti sta diminuendo, non sta aumentando. Sì. No, la campagna invece, è da finire. E invece qua in Italia tutto aumenta. Perché? 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 Perché ai politicanti nostri conviene più farli entrare da fuori i prodotti, arriva il prodotto dal Canada, lo sapete come fanno a trebbiare in Canada? Sappiamo il glifosato che c'è nel grano. Le di trebbia non possono entrare perché lo stelo non si secca, quindi una settimana prima di trebbiare passano il glifosato sappiamo che cos'è, è un secca tutto, il glifosato secca tutto, secca. Ma quello rimane sulla spiga, cioè pensiamo alla spiga che sta in piedi, che è tutta, capito, come ci piove sopra, voglio dire, quel prodotto, là si impregna tutto qua. Quel prodotto arriva in Europa, arriva. Nella farina. A 3,50 euro al quintale. Mo possiamo essere competitivi noi, europei, con l'estero? No. 3,50 euro al quintale, 4 euro, quello è il costo, Qua da noi ci devono pagare 48-50 euro, quindi là abbiamo distese enormi, pur la Romania per esempio, più vicina, cioè l'Ucraina, delle distese enormi. Là i costi di produzione logicamente si abbattono, ma dell'80-90%. Ma non c'è insomma. Personale, non c'è bisogno di personale, sono tutti guidati da satelliti. E quella poca manodopera che ci sta, costa pochissimo. Qui da noi, quando la sera, non per sai, 100 euro, bisogna assicurare perché se si fa male sono cavoli amari. Sono. Ok? Sì. E quindi, cioè, quella persona, senza parlare male o bene, eccetera, eccetera, ma quando la sera se l'ha guadagnato 80-100 euro di lavoro, l'ha fatto 80-100 euro di lavoro. Certo che l'ha fatto. Io dico che non l'ha fatto, perché non lo fa. E mi direi pure che non lo fa, però nella realtà la vita dovrebbe essere. È quella. Funzionale, dovrebbe essere in equilibrio con ciò che uno guadagna. Bene, dovrebbe condizionale. Okay. Dovrebbe. Ma vi voglio fare una domanda, visto e dato che qui si parla, no, di prezzi, conti. La giornata di oggi, io la vedo molto in gratuità, cioè non la vedo un dare e avere, la vedo un... No, questo è... Ognuno apporta... Esatto, è un revival, quindi non... Ma allora vuol dire che inizialmente, nella tradizione, non c'era questo io ti do 100 perché no. Tu te lo devi guadagnare. Si fa e basta. Oh, questo voglio costa, dire. Non costa, si fa e basta. Ognuno mette quello che c'ha al centro. Tra una piccola parentesi, non si possono fare più, Che cosa? Queste manifestazioni non si potrebbero fare.
non si potrebbero fare. Siete d'accordo? No, no. Lo dico io. Ma... no, lo dico io, la legislazione lo dice. La legislazione, noi sappiamo delle cose sulla legislazione che sinceramente ci mettono in una posizione un po' diversa. No, certamente, ne sono pienamente d'accordo. Però intanto teoricamente... sapere che quello che noi pensiamo è una repubblica, in realtà è un'azienda come qualsiasi azienda, come la Coca-Cola, sai com'è? Non è che ti cambia molto nella visione della situazione, certo, fa comprendere le motivazioni per cui succedono delle cose che per buon senso non hanno senso. Certo. Sei d'accordo, Palmeri? Sì, sono d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo, è interessante. La realtà è diversa. La realtà la facciamo noi. Esatto. Pasquale, giusto? La realtà, caro Pasquale, la facciamo noi. No, io sono Umberto. Pasquale, Umberto. Pasquale se n'è andato, sì, ho capito che era lui Pasquale. Invece Umberto. Esatto, sì. Dicevo, la realtà la facciamo noi. Certo. Siamo noi che decidiamo di essere qua oggi, giusto? Ognuno di noi ha scelto, ha preso la macchina, ha preso il posto di andare al mare, siamo venuti qua. Allora vuol dire che qui c'era qualcosa di interessante? Certamente. Rispetto. Su questo non c'è ombra di dubbio. E cos'era, cos'era così interessante? Il revival. Il ritorno. Il ritorno. Il ritorno alla tradizione. Certo. A quelle cose proprio base, naturali. Ma i figli nostri, per ai principi. Cioè noi che abbiamo, diciamo, questa età, abbiamo questi tramonti alle spalle, ma i figli nostri non ne vogliono sapere. E tanto glielo farà sapere la madre, tranquilli. Non lo so. Allora, un po' di tranquilli dubbi. Che non c'è molta, scelta. C'è un po' di dubbio, su questo c'è un po' di dubbio. No, ma è comprensibile il dubbio, perché? Perché vediamo come va la società e dove sta andando la società. La a società. Rotoli. Diciamo il sistema dove sta trasportando la società, perché la gente non è tanto contenta di andarci. Però è costretta, no? Da che cosa? Dalle spinte varie ed eventuali delle situazioni. E questi momenti, dovete sapere che a livello energetico, perché noi siamo abituati a non guardarlo, quello lì, no? Guardiamo la materia, guardiamo, c'è da lavare i piatti, c'è da tagliare grano, mentre in realtà dietro si muove tutto un mondo di energia. Un meccanismo. Questi momenti dove ci si aggrega, dove si sta insieme, questi danno respiro alla terra. Lo so, questi danno proprio siamo respiro. Sempre troppo pochi siamo. E qui pure pochi. Quanti dobbiamo essere, Umberto? Tantissimi di che? Tantissimi dovremmo essere. Cioè, perché c'è un proverbio che dice pochi ma buoni? È un proverbio, eh? Basta la massa critica. Sì. Basta la massa critica. Pochi, 300, ma buoni. Sono morti, come dice sono la d'accordo poesia. Qua. È come quello che e allora se... è forte e sono morti. Quelli che siamo all'ennesima potenza. Allora, passiamo. Secondo te ha più forza un bambino che, non sapendo quello che fa, prende un sasso e tira un sasso a qualcuno e gli fa male, o è più, diciamo, energeticamente c'ha una risposta più forte un uomo della tua età, esatto, che sì. Pia il sasso, ti guarda negli occhi e te lo tira convinto, secondo certo, te? Certo. Allora diciamo che l'inconsapevolezza ha necessità di quantità. Sì. La consapevolezza ha necessità di pochi ma buoni. Pochi e buoni. Perché? Perché mica siamo tantissime, eppure oggi abbiamo mosso un sacco di roba, un sacco di energie. Non lo so. Abbiamo di nuovo dato energia alla Trebbiatura, a un momento storico dove quel grano viene tolto dalle spighe. Dalle spighe, viene insaccato, viene preparato per la macinatura. Se non è un OGM. Bravo. Separare il grano dalla pula, dice, ma quello prima? Ok, quello prima? Prima? Ok. E poi fare la farina. Certo. Quella farina che poi porta il pane a tavola. Il pane, la pasta, tutto ciò che... Guai a chi ti tocca il pane a te. Pane, olio... Io non ne mangio. Non ne mangio. Poco. Poco. Non lo mangio, ma il pane. Io non ne mangio poco. Ogni volta che sono venuta qua da Palmerino ho portato a casa un dono, una pagnotta di questa portata, 10 kg di pane in una pagnotta sola, bellissimo, tagliato fino con l'olio. Sì. E dov'è? È scappato Romano? Romano non allora, ce la fa, non ce la fa. Fassi quattro magovona, che ma fa? Allora andiamo a finire di farsi quattro covoni, che mo da fa? Vedi lui che è attivo. Lo so. È attivo.
Comunque è stata veramente una bellissima giornata, è una bellissima giornata, non è finita perché adesso abbiamo da finire sti quattro covoni, perché mi sembra giusto che finiamo. Anche perché dopo dobbiamo macinare. Quindi. Dopo dobbiamo pure macinare. Dopodiché il sole tramonta. Eh sì, dice. E che... poi ci stanno le salsicce che stanno aspettando il frigo. Vedi? E poi ci sono le salsicce che ci aspettano nel frigo. Dice. No, questo nella via dice, ma non se ne va nessuno. Non se ne va nessuno qua. Perché si sta bene. Perché stiamo tornando alla natura. C'è un movimento interiore nella gente che richiama forte a questo. Perché in questo momento noi siamo chiamati a qualcosa che avremmo... è ormai andato, non c'è più. Perché sono i principi che ci stanno chiamando. La degenerazione verso cui il sistema ci sta spingendo è la morte. Ma la morte non intesa che dobbiamo tutti morire, la morte proprio della razza umana. Questi momenti, ti ripeto, vi ripeto, sono i momenti in cui la Terra riconosce i suoi figli. Speriamo allora, che quando arrivi, noi stiamo in campagna. La mamma quando arriva, sai come fa, no? La mamma quando arriva fa due schiaffetti di correzione. Bravo. E questo è quello che stiamo facendo. E noi come suoi figli stiamo riportando a lei la verità. Perché la verità, perdonami, sì, la verità è questa, è lo stare insieme, è il condividere le cose, è darci sostegno, è la comunità. Che poi hanno trasformato nel comune, ma la comunità è sempre vissuta, è sempre esistita. Stanno cercando di separarci. Il Covid non farci ha avuto una bella... Vuoi proprio parlare di questa cosa? Dammi retta, non ne parliamo. No, quello è stato il Covid, quello che ha finito di fare queste feste è stato proprio il Covid, perché tre anni fa era proprio chiuso, non si può, non è possibile, insomma. Ma tutti a un metro, pure due. Mascherine. FFP2, quelle cinesi. Sì, eccetera. Ma la verità è che ci volevano separati. Volevano che non ci abbracciassimo. Volevano che non
non toccassimo l'altro, ma noi siamo non passassimo l'informazione. Siamo stati, quindi gli abbraccia e i baci a vota mazza. Ma a vota mazza, a vota mazza? A vota mazza è bellissimo. Almeno oh, il paese mio così si dice. Ho bevuto, non tanto va più. Un altro bicchiere ci vuole. Ma non ti senti lì, devi venire qua, c'è cioè questo micro. Un altro bicchiere. Lo fai mettere qua vicino per il piglò? No, no, mettiti qua. No, ti devi... Ascolta, no. No, ti devi mettere seduto perché sennò non ti si sente nel microfono. Allora, io mi ho fatto 3 vaccinazioni. Ah, io ho fatto 3 vaccinazioni perché stavo a lavorare con l'immondizia. Obbligato. Obbligato. Obbligato perché sennò non facevo attacco a fatia. Però se io ero in modo, fa fatia lo stesso senza farmi le punture. Allora se, sono lasciato per 1, 2, 3, tengo 3 fogli di carta a cucina. Mia moglie, mio figlio, non ce l'ha fatto. Dopo 2, 3, 4 mesi, arrivai alla casa, mi ha detto, ma te si dà passa la vaccinazione? Io sono guardato, ma si beve. Tutti i giorni mia moglie non ci sta perché te lo può dire. No, non so bevere, ma non si dà faccia la vaccinazione. Dall'ufficio d'entrata mi ha trovato 100 euro di multa. Pure. E te lo faccio vedere, ce l'ho. Aspetta. Cioè ne ha fatte 3 eppure la multa dei 100 euro gli arriva. Allora. Ma ci hai fatto il fuoco? No, non ci hai fatto il fuoco. L'ho lasciato là. E se te mia moglie per arrivare qualcos'altro. Mia moglie, mio figlio, non ha fatto nessuna vaccinazione, ne ha trovato niente. Niente, ieri, mannaggia. E io sono stop da loro. E 100 euro di multa. Mi auguro che stai bene. No, io sto bene perché se ti avevi arrivato qualche cartello, perché quello mi va sicuro che può venire le sartorie, per fare. Io dico, mi tiro un fucile, vai là, mi dici, chi è che ha fatto questa lettera? Quella là, posso fare quella là. Cioè, allora, fermati. Oddio, ho capito, è un po' drastica la cosa così. Ma tu invece qua che fai? Quando ti arrivano le cose ci fai il fuoco. Così. Io sono d'accordo con te, dottoressa, ma è lo fuoco, dottoressa. Ma quando mi sei stupendati che me lo sono fatto e tu mi arrivi la carta dall'ufficio. Ma questa, ma non è storia d'ordinaria follia? Succedono tutti i giorni queste cose. Ah, tutti i giorni. Tutti i giorni. Allora, per assurdo. Per assurdo, c'è gente che in realtà ha fatto il vaccino e non solo gli è, no, l'hanno licenziato perché non gli risultava. No, aspetta, il vaccino se te lo fa perché se tu gli è un problema te la fa fatia. Non ti può mettere un'altra persona per separati, c'è. Ma ti devi far lavorare perché dopo gli è solo che gli devi un mondo perché... Capito? 3 vaccinazioni, 3 fogli di carta. Allora, tu mi hai detto la multa, a me invece sembra cosa è successo. Appuntamento a fare un vaccino all'outlet di Città Sant'Angelo per appuntamento. Ok? Quindi vado appuntamento, un parcheggio vuoto, deserto completamente. Era appuntamento, quindi pochissime macchine. Ho parcheggiato, le ruote anteriori stavano sulle strisce pedonali, l'attraversamento. Quando sono arrivato a fare il vaccino sono trovato la multa. All'outlet di Città Sant'Angelo, che è una, cioè non è strada, è un parcheggio l'outlet. Non so se lo conosciamo. No, non lo conosco, ma è una cosa, un paesone, voglio dire, a fare una multa lì dentro, un parcheggio semideserto, soltanto perché le ruote anteriori stavano sulle strisce. Cioè, non c'era nessuno, mi sono preoccupato più di tanto, insomma. Non me ne posso scordare 100 euro, però sta ancora la casa, lasciando anche la posta e vediamo che cosa si svolge. Che cosa si svolge? Vai a vedere perché la roba che ha costato. Fai caos. E chiedi fai caos. Se ci metti l'avvocato non va buono. Ma ci metti l'avvocato ti costa di più. Ti presenta a quello sportello che l'ha fatto, tu lo si fatti, che l'altro la fa, c'è. Boom. Ti tiri un bel. Arrivederci che è andato, tanto dici, non torna niente. Sei drastico te, eh? No, non è che io quando è buono va bene, io sono buono, ma quando sono cattivo dove diventa peggio, mi ci hanno fatto diventare però. Ti ci hanno fatto diventare, interessante, bravo, interessante. Grazie. Ti ci hanno fatto diventare, vieni qua, grazie. Mi ci hanno fatto diventare. Storie di ordinaria follia, ma anche storie di ordinaria realtà, perché la questo realtà, è stato quello che ci abbiamo vissuto. La realtà delle cose. Vero? È vero sì.
te ne hai vissute anche più strane ultimamente, la follia se ne inventano. Ma fiato alle trombe, vieni qua, va anche te. No, ecco, l'ho con Camillo che sta arrivando. Sì, adesso si mette qua, avvicinami di qua. No, me ne fai... Tu te ne vai tu e te arriva lui. No, ma vieni, vieni, vieni qua. Vieni, vieni Camillo. Camillo, amici, questi due amici che io ho conosciuto insieme, che stanno qua vicini di casa, che si guardano da sopra sotto e che hanno smosso nella terra abruzzese tanto, un bel po' di energia. Un bel po' di energia. Però poi in realtà il discorso è sulla giornata, no? Anche te suppongo che da piccolo avevi... Certo, da piccolo ancora di più facevamo queste cose. Si riuniva la contrada, si riunivano diverse famiglie, si metteva il grano tutto insieme in un'ara comune e poi si metteva tutto insieme in un'ara comune. Non è che c'era il mio e il tuo. Assolutamente no. Questa è la comunità, si mette al centro e poi si fa in modo che tutti abbiano quello che gli serve, dove gli serve e quando gli serve. Voglio parlare anche con lei io, eh? Sì. Non è che la capisco tanto. Ma la massaia sì, però. La massaia sì. E allora, perché io vedo che la signora mi fa così, no? Quando io parlo mi dice sì, è vero. Tutto al centro. Tutto al centro, sì. Quindi si metteva in un'area comune. Poi si decideva il giorno per fare la trebbiatura. E praticamente ci stava tutta la comunità, come oggi. Tutta la contrada, sì. È bellissimo. Era una cosa di fratellanza, una cosa bellissima. Bellissimo. E per fortuna, grazie a Palmerino, Elione, i figli, i fratelli, a tutto il popolo che sta qua, che stiamo rievocando queste belle tradizioni, perché stanno scomparendo. Ah, perché questa è la verità. Sì. Questa è la verità di come l'uomo vive. Tradizione. Erano gli usi di una volta. Bravissimo, perché c'è una differenza tra... Allora, come ti chiami, perdonami? Mario Aceto. Mario Aceto, un altro aceto? Un altro aceto, okay. Ci siamo diversi. Sacco d'aceto ci stanno qua. Noi siamo i cugini del padre. Hai detto una grande cosa, Mario. Mario dice, non è neanche la tradizione, è l'uso. E ecco che siamo alla prima natura. Prima era la normalità. L'uso e costume è la natura, è il rapporto umano della comunità. È questo che si stava perdendo. No, è questo che in realtà stiamo ritrovando. Perché quando tu arrivi a una scelta nella vita, perché noi siamo tutti di fronte a una scelta, questo è il momento di scegliere. Quella divisione del grano dalla pula è in questo momento. Cos'è che devo scegliere? Qual è la scelta? La scelta è o il principio, l'uso, il costume, la verità dell'uomo, come vive l'uomo. L'uomo è un animale sociale, non è un animale che deve stare sulla montagna. E l'altro invece è separazione totale, transumanesimo. I nostri ragazzi, quelli dell'età di mia figlia, per esempio, ma anche quelli più piccoli, sono incanalati in questa idea di vivere in un mondo cibernetico, in un mondo tecnologico, dove tu puoi avere la vita che ti pare, quella più bella che ti puoi immaginare, sempre inculcata come immaginazione, perché me la fanno vedere. Guarda il VIP, guarda come vive, guarda lo yacht, guarda la... Ma nella verità, in questi ultimi 3 anni, qual è la cosa importante? L'abbiamo capito bene. C'è gente che non ha visto i figli per mesi. C'è gente che non ha visto la moglie. C'è gente che si è dovuto vaccinare per lavorare. E non ci dimentichiamo che il primo articolo della Costituzione italiana recita che la Repubblica Italiana è basata, è fondata sul lavoro. Ma se è un diritto, perché me lo levi? Perché non è un diritto, perché è un privilegio, perché il diritto me lo dà la terra,
perché noi siamo terra. E questa roba è bellissima. Grazie. Perché ci avete trasportato e ci avete ricordato quali sono le cose importanti. Stare insieme, fare le cose insieme, mettere al centro. Ognuno di noi ha un dono, un talento, anche quello di fare bene la pasta di casa. E quel talento, nel momento in cui lo metto a disposizione di tutti, io ho fatto un passo nella verità, nella verità. La comunità è quella l'essenzialità. Poi questo non vuol dire che dobbiamo tornare all'età della pietra, come mi sono sentita dire più volte. No, non dobbiamo tornare all'età della pietra, dobbiamo tornare dentro e ricordarci chi siamo e ricordarci che il mio vicino non è quello con cui devo litigare perché c'è mezzo metro di terra in più, è quello che se io non ci sono mi annaffia l'orto, quindi quella cavolo di riga tra la mia terra, poi voglio vedere chi si porta via qualcosa, tipo, ma la mia terra e la tua terra non ci deve essere, perché io custodisco la mia e la tua, e tu custodisci la tua e la mia, così nessuno avrà mai carenza di niente. E non è io do una cosa a te e tu dai una cosa a me, è al centro, mi serve, la prendo, ma non vado a prendere tutto, prendo quello che mi serve. Perché io nel frattempo ho messo al centro qualcos'altro. E questa è questo è quello che si succedeva mica tanti anni fa, eh. Quanti anni ha la Trebbia? 60. È arrivato, 60 ha detto. È degli anni 50. Oh, l'ha detto lui. 70 anni. Allora, è degli anni 50 più o meno? Quindi quello che ci sta... Si avvicina ai 70. Si avvicina ai 70, quindi non è così tanto tempo, no? Che c'era ancora questa idea. E oggi noi abbiamo dimostrato che c'è ancora. Perché siamo qua. E che funziona. Vedi che allora non sei così negativo. Funziona. E se funziona, stai sicuro? Lo facciamo funzionare. Anche questo è importante. Perché è l'intento che cambia la realtà. Siamo noi. Siamo noi che cambiamo la realtà. Come? Con l'intento. Noi oggi abbiamo messo al centro un intento, ecco perché abbiamo cambiato l'energia. Solo una cosa, questa è anche l'occasione per potervi iniziare. Mi sta tornando in mente molto forte l'immagine. Però devi venire qua perché non ti senti, se no. Come? Faccio vedere qua. Sì. Mi sposto io che già da prima sto. Vabbè, ma te dovresti essere... Io vado, vado io. C'è, l'ospite? Grazie Camillo. Grazie a voi. Grazie Adriano. Vieni. Mi sta tornando molto forte l'immagine di mia madre e di mio padre. In questi... No. Sì. Sì, grazie. Grazie. Stavo dicendo che mi sta tornando molto forte l'immagine di mia madre e di mio padre e del lavoro che hanno fatto, che queste cose noi le conosciamo perché loro ce l'hanno passate. Esatto. E mi tornava in mente quando io, piccola, aiutavo mia madre a pulire l'aia, perché là dovevano essere messi i covoni per poi essere trebbiati. Ed era un momento molto bello perché lei poi mi raccontava le sue storie, mi raccontava le cose. È una cosa bellissima. Cioè, io devo dire veramente grazie a loro se questa bellezza, ma anche questa ricchezza che abbiamo dentro, cioè, la possiamo ancora oggi trapassare e dare alle nostre generazioni. Quindi è una cosa molto bella. Parlavi di ringraziare i nostri avi. Sì, parlo di ringraziare gli avi proprio. E questa è di nuovo la comunità. È la comunità. Però peccato che qui di giovani ne vedo pochissimi. Accidenti, ce ne stanno invece, ci sono un sacco di bambini. No, però voglio dire la mia esperienza. Io da giovane ragazza sono scappata, ho vissuto da piccola, io sono cresciuta in questo mondo, sono scappata, ma poi sono tornata con la consapevolezza di quanta ricchezza io avessi dentro e che cosa mi avevano tramandato loro. E che tipo di vita io avevo vissuto. E che volevi poi. Ma che ho dovuto fare il passaggio e dire no, questo mondo non mi piace, scappo, vado via. E sono tornata a curare quel posto.
Quindi questo è importante, loro devono avere, devono fare il loro cammino per poi tornare a quello che è la loro radice, perché si torna tutti alle proprie radici. Non si scappa da non lì. Non si scappa, non si scappa. Non quindi si per scappa. Questo io volevo ringraziare lui, poi tutti i miei ricordi, vabbè adesso sarebbe troppo lungo, volevo ringraziare Palmerino, io non vedevo l'ora di venire, non vedevo, perché mi piaceva rivivere questo senso di fratellanza, ma anche di comunione, era fatica, era sacrificio, ma era uno stare insieme vero. Vero, vero, bellissimo, bello. Nina. Grazie. Questo grazie, volevi fare, vero? Eccolo. Vabbè, allora io non ho capito. Grazie veramente, io non vedevo l'ora di venire. Grazie. Grazie a te. Il tuo a discorso è il tema della giornata. Sì. grazie anche a tua moglie. Molto bene quello che Eleona, si è data da fare tantissimo, non c'è allora, adesso. Allora, io sono nato qui. L'ultima volta che è venuta la Trebbiatrice qui è morto. Dai, Palmerino. Ma lui ti è vicino, il nonno, e sta vicino a te. Ci stai vincendo la malattia, questo è il peggio del virus. Quindi sta vicino a te. Vai. Lo hai commosso perché hai preso, hai colto il sì, tema. Il senso vero. Io sono qui quegli con avi, molto piacere. Quegli molto avi piacere. Che hanno ispirato poi lui. Il padre che poi successivamente ha avuto l'incidente. Ecco, l'ultima volta che c'è stata la trebbiatura qui c'era ancora suo padre. Poi suo padre è venuto a mancare e non si è fatto più. Poi è venuta a mancare anche la mamma. Sotto al trattore. Sotto al trattore. No, non ce la fa. Va bene, andiamo a chiacchierare ancora. Ti ringrazio grazie, tanto grazie, Lina grazie, perché grazie. Veramente hai colto grazie. Il senso. Ma io sono proprio avevo piacere di portarlo a questa cosa qui. Grazie. 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 Attendiamo, non è un problema se se la sente, se non se la sente, non se la sente. Ciao meraviglia. Devo parlare io? Adesso io devo parlare, c'è una bimba, vieni qua con me, ti va? Va in TV però, va in TV, Ti vuoi vedere in televisione? Respira. Mettiti di qua, che ti do forza. Ci siamo riallineati un po', dai. Allora... Da bambino tutti gli anni veniva la Trebbiatrice qui e mi ricordo che con il vicinato era una festa perché poi non vedevamo nemmeno l'ora di andare a trebbiare dal vicino poi. Perché era una festa anche dalla Trebbiatrice sì. Dal vicino, quindi era sempre una festa, non so se mi sì. Spiego. Questa era di nuovo... Si viveva come una festa, esatto. Il lavoro della campagna. La contrada, tutti, se era aiuto che era aiuto, si faceva tutto da contrada. Allora, capito? Nell'89 trebbiamo l'ultima volta qui con la trebbiatrice, poi abbiamo trebbiato con la Miti Trebbia dopo l'89, perché dopo nell'89, dopo pochi giorni della trebbiatura, mio padre morì. Con un incidente col trattore, giusto? Sì. E quindi tu con questo atto hai voluto riportare anche quel ricordo di tuo padre, giusto? Sì, diciamo, come diceva Lina, quello che mi hanno trasmesso i miei, poi l'ho rivissuto sempre. Allora c'è stato un periodo che l'ho rivissuto sempre con l'idea di fare, però poi ho pure tralasciato un po', però poi con il tempo ho detto voglio rifare. Poi, che ti devo dire, 2 anni fa si è presentato il momento e non è stato nemmeno il caso che... Che è arrivata la Trebbia. Che è arrivata la Trebbia, sono arrivati...
che ti devo dire? È sono stata una bella festa. Diversi trattori che ho ripreso, che voglio restaurare. L'anno scorso era ottobre quando abbiamo trebbiato. Sì, abbiamo... ottobre era. Mi hai telefonato, non mi ricordo se era mercoledì o giovedì, ma mi sa giovedì, mi hai telefonato, mi hai detto... ti vengo a trovare. Venerdì, no, mi sa mercoledì, mi hai detto venerdì vengo, ti vengo a trovare. E lui mi dice, ok, allora trebbiamo. Ma dico, è ottobre. Sì, sì, perché ancora devo trebbiare, quindi adesso... Abbiamo fatto tutto in pochissimo tempo, ci siamo organizzati. Stavamo meno organizzati di quest'anno. Sì, però... ma aspetta, però c'è da dire una cosa. È vero che stavamo meno organizzati, perché quest'anno ci sono le strisce, c'è tutta una serie... Però è vero pure che si sono rotti dei pezzi e al volo chi era qui è partito, è andato a prendere il pezzo... e ha aggiustato il trattore. Chi poi il trattore si è fermato, e chi è partito è andato e ha portato il trattore suo. Cioè, c'è stato questo, c'è stato il mettere al centro, perché quello era la cosa importante, quell'evento lì, quello stare insieme lì, era la cosa importante. È passato, sì, chiaro il messaggio, Palmerini? Sì, è stato bello anche se non eravamo troppo organizzati come principianti. Ringrazio molto tutti quelli che mi hanno dato una mano, i miei fratelli e tutti quelli che hanno partecipato anche con la loro presenza oggi qua. Io mi associo e ringrazio tutta questa meravigliosa bella gente che è qua, ringrazio te e Leona, tutti i fratelli Aceto, e vedo che sono tanti gli Aceto qua, tantissimi. Ringrazio chi è venuto a riprenderci per fare in modo di far conoscere anche a tutta l'Italia questa realtà. Perché? Perché secondo me questo stimola la gente a tornare alla vera natura delle cose. Perché quella è la legge che ci regola, è la natura che ci regola. Tutto il resto è norma. È norma. Grazie Palmerino. Grazie a tutti, grazie noi, a grazie, grazie dell'accoglienza. Grazie a tutti noi. E grazie alla madre che, sì, guarda che meraviglia che ci dona. Questo non lo sciupare. Ma non ci penso proprio, me lo porto proprio via io questo. Grazie. Era questo, per me, no? Questo il giorno che pensi che lo stritoli e lo disemini. Quello voglio fare. Voglio... Anche se ne semini... 2 metri quasi va benissimo. Va benissimo, per tradizione, no, per uso e per natura. Grazie. Grazie. Finita la registrazione. Grazie della partecipazione, dell'ascolto. A noi.